Io ho un'automobile che fa i 340. No, non parliamo di automobili oggi, ma parliamo di watt. Argomento spinosissimo quello dei watt. Tutti quanti misuriamo la bontà di una cassa facendoci due domande: quanto costa e quanti watt. Uno dei due dati, il watt, è fonte di tantissime incomprensioni e spesso di errati acquisti, in quanto si tratta di un'unità di misura ormai ad oggi assolutamente insignificante. Un video sul watt potrebbe essere fatto in tante maniere diverse, con tanti argomenti e parole diverse a seconda del pubblico a cui ci si rivolge. Non mi rivolgo sicuramente ai professionisti, i quali sicuramente sanno benissimo che cos'è il watt, e proprio per questo non lo prendono minimamente in considerazione, probabilmente non guarderanno neanche questo video. Non mi rivolgo neanche a quei mezzi professionisti, quelli che pensano di saperne qualche cosa e che riconoscerete sicuramente dai commenti molto acidi che vedrete di sotto. Mi rivolgo al pubblico normale, quelli che non trattano diffusori e amplificatori quotidianamente e che quando devono comprare una cassa o un impianto di amplificazione, ovviamente chiedono e decidono in base a quanti watt è questa cassa o questo amplificatore. Beh, basta con le premesse e partiamo subito con argomenti morsicabili. Cassa da 500 watt, amplificatore da 500 watt. Diciamo subito che la cassa, i diffusori in generale non hanno i watt. Una cassa da 500 watt non ha 500 watt. Eventualmente una cassa da 500 watt deve sopportare 500 watt, deve essere in grado di sopportarli senza rompersi e magari anche e soprattutto di convertirli in maniera efficiente in musica, se possibile anche bene. Chi invece produce i watt sono gli amplificatori, loro sì che sono deputati ad emettere i watt che saranno poi digeriti dai diffusori. Ma ancora una volta, questi 500 watt dell'amplificatore, di che tipo sono? Sono continui, cioè in grado di sostenere 500 watt per 2 ore, 3 ore, 8 ore, quindi indefinitivamente, oppure solo per un millisecondo? Che segnale stanno usando per erogare i loro 500 watt? Un segnale sinusoidale puro a 1000 Hz, un segnale completo di bassi, medi, alti, un segnale filtrato, un segnale con dei picchi. Vi ho già detto che la mia auto fa i 340 metri al giorno. Ecco, non fa 340 km l'ora, ma 340 metri al giorno, c'è una bella differenza ed è proprio qua la sostanza del problema dei watt, cioè l'unità di misura con le quali li si calcola, li si esprime, li si pubblicizza. Non c'è nessuna unità di misura uniforme, per cui ognuno può scrivere quello che vuole senza neanche incorrere nel problema di dire il falso, perché se io non dichiaro che il mio amplificatore sta erogando 500 watt al 10% della distorsione, se non mi prendo cura del fatto che la mia cassa sopporta 500 watt ma per un millisecondo, ma se fossero per due già si romperebbe, ecco che non dico una stupidata, ma adotto uno dei tantissimi eufemismi per raccontare la potenza. Che ne so, avete sicuramente visto potenza musicale, potenza di picco, potenza efficace, potenza di programma, potenza RMS. Ma a proposito di RMS e di Watt, se volete una descrizione analitica scientifica di quello che sono i Watt veri e propri, che è una quantità a metà tra l'elettronica e la fisica, o che cosa sono i Watt RMS, dietro al quale tanti pensano di avere una sicurezza del dato in questione, provate a digitarlo su Wikipedia, date un'occhiatina solamente, sono sicuro che non arriverete a leggere più di 5 righe perché si tratta di questioni estremamente complesse. Nel caso del Watt RMS, che ha molto poco a che fare forse con la musica. Ma l'importante sarebbe comunque che tutti adottassimo la stessa unità di misura, ma ciò non succede. Anni fa, negli anni 70-80, nell'epoca in cui avere l'impianto stereo era importante come oggi avere il telefonino, tutti volevamo avere l'impianto stereo, quindi il movimento economico e le quantità di persone che gravitavano intorno all'alta fedeltà era molto elevato. Ed ecco che c'erano tantissime riviste che si occupavano di alta fedeltà in competizione fra loro, di grande successo, con grandi volumi di vendite, e che per essere più credibili facevano delle misure estremamente serie, avevano quasi tutte dei banchi prova estremamente costosi e precisi, e sottoponevano tutte le apparecchiature che di volta in volta testavano a misure molto stringenti, molto veritiere, e ne pubblicavano i dati.
Le unità di misura che adottavano ovviamente erano uguali per tutti gli apparecchi, ed ecco che era possibile quindi confrontare un amplificatore A con l'amplificatore B o il diffusore A con il diffusore B, appunto per questa uniformità di unità di misura, e anche perché c'era qualcuno che le misurava. Oggi non c'è più nessuna né rivista né ente statale né ente privato che fa queste misure, e ognuno si sente libero di scrivere quello che vuole. A quei tempi non era così, e l'alta fedeltà a quei tempi era il campo in cui l'audio professionale attingeva parecchio per le proprie apparecchiature. Gli amplificatori Bryston, SAE, gli stessi Crown derivano dall'alta fedeltà, molti di noi lo ricorderanno, chi ha poi una certa età sicuramente. E si arrivava addirittura al paradosso che i costruttori sottodichiaravano la loro potenza, perché ad esempio un amplificatore che dichiarava 50 watt, se poi al banco e prova della tal rivista ne faceva scaturire un 60 watt, noi pubblico diciamo però dichiara 50 watt ma in realtà ne ha 60, complimenti. Oggi è tutto l'opposto. Tutti i costruttori, e a dire la verità devo dire che sono stati forse gli italiani a partire, cominciano a sparare watt sempre più in crescendo, costringendo i concorrenti a loro volta ad adeguarsi, e via, c'è una corsa alla dichiarazione di watt infinita che ormai ha raggiunto quasi il ridicolo. Ma tuttora continuiamo a chiederci quanti watt. Ecco, torniamo un attimo al nostro diffusore da 500 watt, e abbiamo detto che un diffusore da 500 watt deve essere in grado di sopportare i famosi 500 watt. Sopportarli vuol dire riuscire a gestirli non per un po', per pochissimo tempo, ma a tempo indeterminato, 2 ore, 3 ore, 4 ore, 6 ore, all'infinito. Vuol dire gestire questi watt non con un segnale prova, abbiamo detto a 1000 Hz dove lo trovo particolarmente confortevole, un megafono ad esempio a 1000 Hz lo fa molto bene, ma bisogna usare come segnale prova un segnale che contiene tutte le frequenze, si chiama rumore rosa, ed è un segnale che contiene dai bassi agli alti, magari anche non filtrati, quindi con la presenza anche di picchi, e questo è un segnale adeguato per fare delle misure di tenuta in potenza di un diffusore. Non è corretto usare un segnale musicale. Che musica usiamo? La musica classica con dei bassissimo, dei fortissimo che durano parecchi minuti, la musica dance con dei picchi molto frequenti ma che comunque danno tempo all'altoparlante di raffreddarsi, la musica trap, il reggae, non saprei. Non si usa la musica per avere un dato attendibile e confrontabile sulla tenuta a potenza di un diffusore. Ma una volta che per fantascienza sapessimo che il diffusore da 500 watt effettivamente sopporta i 500 watt a tempo indeterminato con un rumore rosa, bla 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 bla, ancora non sappiamo quanto forte suona, perché c'è un altro dato, un'altra righina che vedete tra le caratteristiche tecniche dei diffusori quando ci sono. Un altro dato, dicevo, che si chiama efficienza o sensibilità, non sono la stessa cosa per dire la verità, che vedete segnalato come ad esempio 90 decibel 1 watt 1 metro. Vuol dire che se diamo a questo diffusore 1 watt e ci mettiamo a un metro di distanza per misurarne l'emissione sonora, lui erogherà 90 decibel. 90 dB 1 watt 1 metro. Prendiamo poi un altro diffusore altrettanto serio, andiamo a cercare la righina dell'efficienza e notiamo che c'è scritto 93 dB 1 watt 1 metro. Beh, sembra che ci sia poca differenza, in realtà il secondo diffusore, quello che ha un'efficienza di 93 decibel contro i 90 del primo, suona esattamente il doppio del primo, o meglio, per fare in modo che quello da 90 decibel suoni uguale come quello da 93 decibel, deve poter gestire il doppio della potenza, quindi queste 3 decibel di differenza nell'efficienza, non negli SPL max, nell'efficienza, è un dato estremamente significativo nel valutare un diffusore. Capite che il solo dato dei watt è insignificante se non ci affianchiamo anche quello dell'efficienza. Va da sé che non abbiamo ancora detto tutto, ad esempio non sappiamo se questi 93 decibel sono davvero buoni. Ad esempio un megafono, come dicevamo prima, è molto efficiente intorno alle frequenze medie, un megafono. Quindi dovremmo anche sapere se questo diffusore risponde bene dai bassi più bassi agli alti più alti, la famosa risposta in frequenza della quale abbiamo già parlato in un altro video. Peggio mi sento quando parliamo dei watt relativi a un amplificatore. I watt erogati da un amplificatore anche loro andrebbero misurati a tempo indeterminato, non per qualche millisecondo. Andrebbero misurate ad esempio hanno un tasso di distorsione uguale fra tutti. Certo che se io prendo il mio amplificatore, misuro la potenza
per un millisecondo al 10% di distorsione, il dato che ne uscirà sarà altissimo. Se invece la misuro a tempo indeterminato con una distorsione del 0,1, la sua potenza che vedrei nel famoso banco prova sarebbe molto molto più bassa. Ma per caso qualcuno di voi ha mai visto nei dati di un amplificatore di che watt stiamo parlando, di quale unità di misura stiamo usando? Tutto questo per dire che cosa? È per dire che il watt, sul quale purtroppo tutti facciamo così tanto affidamento, ed è il dato sbandierato sugli adesivi, sui dépliant, sui listini prezzi di ogni, quasi tutte le apparecchiature audio, è un dato assolutamente poco significativo. O meglio, lo è diventato, o meglio ancora, lo è diventato per quasi tutti. Sono veramente pochi i marchi che adesso dichiarano i watt mettendosi una mano sulla coscienza. D'altra parte si sono tutti dovuti adeguare alla concorrenza. Se i negozianti per primi e subito dopo gli acquirenti comprano e vendono le attrezzature guardando solamente watt, vincerà sempre chi dichiara più watt. Ed ecco che, come dicevo prima, abbiamo raggiunto veramente il ridicolo. L'invito quindi è quello di non guardare, se non incidentalmente, questo numero fantastico watt, sapendo che è veramente poco significativo e che nulla ci dice, tra l'altro, della dispersione in ambiente del suono prodotto da queste casse, cioè se queste casse emettono il loro suono in maniera uniforme nello spazio, se vanno in profondità, se vanno in altezza, né tantomeno se suonano bene. Non sarà certo il watt a dirci se il segnale emesso dalla cassa sarà rumore o sarà suono, se queste casse grideranno, se queste casse canteranno. Ma e quindi come ci raccapezziamo, mi chiederà qualcuno, ovviamente non ho la risposta definitiva. Sicuramente se state comprando un vino al ristorante non ordinate buongiorno vorrei un vino sugli 11 gradi, potrebbe arrivarvi un bianco, un rosso, una schifezza. Eppure gli 11 gradi sono certificati da vari enti. Non comprereste un telefono neanche solamente chiedendo quanti megapixel ha la fotocamera, non basta quello per dire se state facendo un buon acquisto o no. Ecco, non basatevi solo sul watt dichiarato per comprare casse e amplificatori. Per fare un confronto tra due scelte bisognerebbe, come avete intuito, avere tutta la serie di dati che riguardano i due apparecchi, dando per scontato che tutte e due dicano la verità, quindi quanti watt, di che tipo, qual è l'efficienza, qual è la dispersione in ambiente, qual è la risposta in frequenza, sempre che siano dati veri. Ricordate che nessuno li controlla. Solo le marche più serie danno una certa sicurezza in questo senso. In molti ritengono che guardare l'acronimo RMS a fianco di watt sia una forma di sicurezza. RMS sta per root mean square, quindi andate su Wikipedia, non vi sto a spiegare che cosa vuol dire RMS, ma è un dato che non ha moltissimo a che fare con il musicale. I watt IEC e AES potrebbero essere forse indicati, più indicati in questo senso, ma l'importante è che, sempre che siano veri, utilizzare per il confronto dei dati simili, quindi tutti i dati RMS, tutti i dati AES, tutti i dati IEC, va bene, basta che siano uguali fra di loro. A quel punto potremmo fare qualche confronto tra la cassa A e la cassa B. Ci sono altri dati che lasciano sottintendere se si tratta di un prodotto buono o non buono, quindi oltre il dato del watt. Ad esempio il marchio, ci sono alcuni marchi che per antonomasia non producono attrezzature scadenti. Ve ne accorgete tra l'altro perché costano parecchio, il prezzo purtroppo è un altro indice di qualità, purtroppo. Ma neanche questo può essere preso come unico criterio di scelta, ovviamente. Oppure potete chiedere al vostro fornitore, al vostro venditore, un apparecchio in grado di soddisfare la vostra esigenza, spiegherete che cosa dovete fare e se il venditore o il listino o il catalogo è serio, vi proporrà questo o quell'apparecchio, questo o quell'amplificatore, questo o quel diffusore amplificato per accontentare le vostre esigenze alla faccia del watt. Un'altra cosa di cui tener conto è l'ambito di lavoro della tale attrezzatura. Ad esempio nell'ambito musicale è proprio la zona dove i watt vengono sparati più in maniera più grandiosa, molto meno nell'ambito delle installazioni fisse dove ancora l'ambiente è abbastanza sano. Ancora diverso l'ambito delle attrezzature estremamente professionali, quelle veramente di alto livello, dove sicuramente il watt non viene neanche indicato o comunque non viene preso in considerazione, come abbiamo già detto.
Troverete altri argomenti a completamento di quello che vi stiamo dicendo sul nostro canale YouTube, si chiama Il Microfono, oppure trovate una raccolta dei nostri video anche sul sito www.ilmicrofono.it, ed in entrambi i casi vi invito ad iscrivervi e a seguirli in modo da essere aggiornati sulle uscite dei prossimi video. A presto!